Una buona serata a tutti voi cari amici di Angoli, ben ritrovati come sempre, grazie per essere con me in questo lunedì 2 novembre, ne parleremo, una giornata che vogliamo comunque condividere nella memoria di chi non c'è più. Prima di questo però vi ricordo come faccio ogni sera, continuate a scrivere alla nostra mail, scrivete ad angoli@espansionetv.it. Come ho detto, la prima parte di questo nostro appuntamento della sera vede due ospiti con i quali faremo ancora una volta il punto su questa celebrazione, su questa ricorrenza che soprattutto quest'anno ha una grandissima importanza, un significato ancora più particolare. Vediamo se nel frattempo sono collegati con noi Don Giovanni Illia, responsabile dell'accoglienza della Cattedrale di Como. Don Giovanni, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Ciao Dolores, un saluto a tutti i telespettatori, buona serata. E insieme a te ritrovo con altrettanto piacere anche Paolo Carboni, responsabile della comunicazione sempre per la Cattedrale di Como. Grazie Paolo anche a te per essere collegato con noi questa sera. Ciao Dori e buonasera a tutti. Allora, come ho detto, oggi lunedì 2 novembre, la giornata di ieri e la giornata di oggi ci portano a delle riflessioni secondo me ancor più impegnative che negli anni trascorsi. La festività dei Santi e la commemorazione dei morti, credo che in un anno così complicato come quello che stiamo ancora vivendo possa assumere un significato ancor più particolare. Don Giovanni, passo la palla ovviamente a te, perché questa ricorrenza in periodo ancora di pandemia merita una puntualizzazione. Che dici? Ma certamente davanti alla realtà della morte siamo tutti chiamati a chiederci: io chi sono? Io dove vado? Cosa sarà di me? E sorge, ci direbbe Paolo VI, anche il Santo Padre Paolo VI, anche una domanda estremamente morale: cosa devo fare? Quali sono le mie responsabilità? Ecco, certamente ci troviamo a vivere un momento non facile, perché per qualcuno quello che abbiamo vissuto in questo anno è stata la tragedia di vedersi sottratti i propri cari, senza poterli salutare, senza poterli incontrare, senza poterli anche accompagnare nel momento della morte, senza poter essere loro vicino, senza potersi scambiare quegli affetti che sono umani e naturali. Ecco, lasciare andare delle persone care senza poter vivere questo aspetto che tu hai descritto molto bene, al di là della disperazione, del dolore che sicuramente con molta fatica chi è rimasto avrà dovuto metabolizzare nei mesi, nei periodi successivi, in che maniera secondo te queste persone vivono questa giornata, insomma, di commemorazione di chi non c'è più? Sarà un modo forse per trovare una risposta o invece, ahimè, sarà un'ulteriore conferma di un dolore sordo che non ha trovato uno sfogo? Ma io credo che dobbiamo proprio ripartire dalle domande iniziali che ho posto. Io chi sono? Dove vado? Cosa resta di me? Cosa sarà di me? Perché davanti alla realtà di chi ci è stato sottratto in maniera anche molto dolorosa, direi anche molto violenta sotto certi aspetti, sorgono quelle che sono le esigenze profonde dell'animo, del cuore. Abbiamo bisogno di capire cos'è la nostra vita, cosa ne facciamo. Certamente ciascuno sta vivendo questo distacco, questo dolore, questa fatica in modo del tutto personale, non possiamo tralasciare anche di sottolineare questa dimensione. Rimane il fatto che forse è più difficile affrontare le difficoltà, i problemi di un distacco che avviene quasi rendendosi ignoti i propri cari, se non abbiamo speranza, se non abbiamo un'attesa, se non riusciamo a guardare oltre quello che è la nostra vita.
Bene, Don Giovanni, tra poco torno da te su un altro argomento che ritengo sia indispensabile trattare in questo momento, ma voglio anche interagire con Paolo, perché comunque la messa della domenica ha ripreso ovviamente nella presenza ormai da tempo, diventa un momento di condivisione ma anche di consolazione, quindi a te che sei appunto responsabile della comunicazione un punto anche in questo senso. Sì, allora intanto vorrei subito dire che anche l'ultimo DPCM non cambia quelle che sono le regole di accesso nelle chiese, quindi rimangono valide quelle da maggio con delle modificazioni comunque leggere, quindi bisogna entrare con le mascherine, la sanificazione delle mani, ricevere la comunione appunto in mano, per il resto appunto è il distanziamento solito. Per ora non ci sono segnali di chiusura delle chiese, questo ritengo che sia importante da dire. È sempre bello appunto recarsi di persona in chiesa, perché è un momento di comunità e di condivisione comunque del sacrificio comunque di Gesù. Naturalmente. Don Giovanni, torno invece da te, perché questa condivisione del dolore anche collettivo l'abbiamo vista poco tempo fa in riferimento alla perdita di una figura importantissima nel territorio comasco. Sto parlando ovviamente di Don Roberto Malgesini, che è stato strappato alla comunità degli ultimi, dei più poveri, da un momento all'altro. Come vuoi commentare questo episodio così drammatico? Beh, direi che è stato strappato dalla vita della sua famiglia, dalla vita di una chiesa nella quale ha scoperto, coltivato, fatto maturare la sua vocazione e anche il suo carisma, appunto a servizio di chi aveva più bisogno. Certamente questo ci fa riflettere, ci fa pensare che se da una parte c'è chi viene tolto alla vita, agli affetti più cari dentro una dimensione di anonimato, da un'altra parte ci sono persone che ci vengono sottratte anche in maniera molto violenta mentre stanno facendo del bene concreto. Ma tutto questo sta a dirci che ogni volto è importante. Io credo che la Chiesa locale, soprattutto il presbiterio locale, perdendo un confratello non solo giovane per età, ma anche certamente capace e profondamente attento ai bisogni delle persone, chiunque esse fossero. Era naturale, era normale entrare in rapporto con Don Roberto senza nessuna problematicità. Ci si sentiva subito, direi, in una relazione immediata, normale, ecco. Certamente la Chiesa di Como perde un suo sacerdote valido, un sacerdote che ha vissuto e ha testimoniato la vocazione del prete. Senti Don Giovanni, questa figura così importante, l'hai descritto benissimo tu stesso all'interno della sua azione nella comunità, dove sicuramente si sentirà forte questa mancanza. E l'importanza del suo ruolo è stata riconosciuta addirittura dal presidente Mattarella, che gli ha riconosciuto ovviamente una medaglia d'oro, poi quella poco importa, però ha riconosciuto il suo valore e la sua capacità di donarsi agli altri. Mentre la città di Como, per esempio, sotto un certo aspetto, non ha voluto riconoscere l'abbondino, che sappiamo bene è un riconoscimento per chi ha svolto particolari funzioni durante l'anno, e va bene anche questo. Ma secondo te ci sta, senza fare polemica, il tuo pensiero? Ma il mio pensiero è molto semplice. Forse anche perché la medesima attesa, diciamo, quello che coltivo nella mia vita. Io preferisco che sia il Signore a riconoscerci quello che abbiamo fatto, perché questo lo custodisce e lo rende fruttuoso in maniera più grande. Dietro la storia dei preti, anche dietro la quotidianità della loro vita,
Ci stanno a volte degli errori, anche banali, anche superficiali, legati al fatto che un po' di egoismo emerge, un po' di distrazione e di banalità assedia la vita. Ma se andiamo a guardare bene, la vita di tanti preti è un servizio costante, continuo, che non chiede in sé riconoscimenti. Sarebbe stato certamente un onore della società civile porre riconoscimento, Certo. perché Don Roberto non ne ha più bisogno in questo momento, E però probabilmente non ne aveva farebbe. bisogno neppure prima, ma come dici tu, è un riconoscimento della società. Stiamo quasi per La società, salutarci, certo. ma siccome voglio porti ancora una domanda, prima proprio del saluto definitivo, velocissimamente da Paolo, perché il Vangelo della Domenica va anche su YouTube, è così? Sì, praticamente sarà una registrazione che faremo noi in cattedrale, io, Don Giovanni e qualche altro sacerdote, e anziché trasmetterlo su Espansione TV, perché quest'anno non abbiamo trovato uno sponsor, però se c'è qualcuno che si vuole fare avanti, noi siamo qua. Bravo Paolo, questo appello ci sta tutto, quindi se qualcuno vuole sostenere questa possibilità, anche Iniziativa, culturale esatto. secondo me, è molto bella tra l'altro, comunque vabbè, su YouTube continua. Quindi? Assolutamente. Dall'inizio dell'avvento praticamente saremo su YouTube con l'Evangelo della Domenica. Bene, velocissimo, visto che Paolo ha citato l'avvento, a Don Giovanni ci stiamo andando incontro. Come sarà questo avvento in periodo di pandemia? Telegrafico. Speriamo che sia davvero attesa del Signore. È venuta che dono di grazia e di salvezza, ne abbiamo bisogno. Auguri a tutti voi. Bene, grazie quindi a Don Giovanni lì e a Paolo Carboni per essere stati con me e con tutti gli amici a casa. E come sempre un arrivederci, alla prossima. Grazie davvero. Buona Arrivederci. serata. Grazie anche a voi per essere stati con me, ma rimanete lì perché io tra pochissimo sono di nuovo qui con voi.